A Venitalia 2016, come ho detto tante volte finora nelle precedenti interviste, ci sono davvero tantissime novità e questa è l'occasione propizia per introdurvi a un'ulteriore novità presentata qui nel corso di questa manifestazione. Cominciamo dal signore che è alla mia sinistra. Nome, cognome e ruolo. Massimo Boasi, amministratore delegato, Torrefattori Associati, S.p.A. Nome, cognome e ruolo. Arnaldo Pera, vicepresidente Torrefattori Associati. Bene, sappiate che questi due signori hanno uno storico di famiglia per due o per tre generazioni in un caso e nell'altro, da 113 anni in un caso, da 63 anni in un altro caso. La famiglia Pera, con il famoso marchio Caffè Pera, si è unito alla Caffè Boasi, hanno creato un unico brand, hanno detto beh, l'unione fa la forza. Noi siamo a Genova, noi siamo in Piemonte, veniamo anche noi lì, facciamo un tutt'uno e cerchiamo di unire le nostre forze e il nostro know-how ormai pluridecennale per fare qualcosa di buono. È stata una bella sfida. Due anni di trattativa. Due anni di trattativa? Un'avventura. Un'avventura che è cominciata come? È cominciata, diciamo, ci siamo conosciuti, ci conoscevamo già da diversi anni, insomma. E poi pian pianino abbiamo iniziato a fare un po' di lavorazioni insieme, e da qualche lavorazione insieme sulle cialde o sul pacco, diciamo, da chilo macinato per alcuni clienti esteri, abbiamo pian pianino deciso di fare un qualcosa insieme, strutturato. Abbiamo fatto questa operazione, abbiamo unito i marchi, abbiamo unito le forze in un unico stabilimento a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, dove noi siamo attualmente. Abbiamo iniziato questa avventura e questa è la prima occasione dove presentiamo le aziende al Venditalia. Avete detto uniamo le forze, perché farci la guerra visto che siamo entrambi sul più o meno sullo stesso territorio? Siamo anche abbastanza amici, perché nel settore ci si conosce tutti quanti e c'è un grande rispetto soprattutto tra quasi tutti, e così avete unito le forze. Certo, ma il mercato comunque in questi anni si è fatto tanto grosso, tanto competitivo, che era comunque necessario o fare un'acquisizione o comunque crescere attraverso una fusione, perché la dimensione, che comunque è sempre stata buona, ma forse non era più sufficiente a rispondere a quello che ci vuole per stare sul mercato in un certo modo, specie se si vuole fare estero, si vuole fare monodose o altre cose. Siete stati lungimiranti certamente e intelligenti, questo posso dirvelo da addetto ai lavori che ormai da 30 anni è all'interno del settore del vending e vive come voi in qualche modo di caffè. È stata dura, due anni di trattative, ma dopo questi due anni che cosa è successo? Oggi siete qui a presentarvi formalmente al popolo del vending per la prima volta, presentando soprattutto tutta la gamma che si è di gran lunga ampliata. Si è di gran lunga ampliata perché noi abbiamo effettuato tutto il restyling di tutte le linee dei pacchi da chilo e il brand Boasi, il brand Roscaffè e il brand Pera. Tutti i marchi sono stati unificati insieme e abbiamo creato tutto il marchio nuovo di tutte le compatibili che ci sono sul mercato, e questa è stata l'occasione per, diciamo, lanciare tutti i prodotti sul mercato con Venditalia 2016. Naturalmente le nostre aziende non si sono mai sovrapposte sui mercati, perché Caffè Boasi, Roscaffè erano molto più leader nel settore Orec, nel settore estero. Marchio Pera era più leader nel settore del vending in Italia, per cui siamo riusciti a compensare in maniera ottimale le nostre forze, quindi crescere nel futuro. Italia, Europa, mondo. Italia, Europa, mondo, è una bella domanda. L'Italia in questo momento è un mercato forse più difficile degli altri. All'estero crediamo che ci sia più spazio utilizzando il Made in Italy, e comunque c'è un riconoscimento per il prodotto inteso come caffè che proviene dall'Italia. Quindi le maggiori risorse saranno sicuramente dedicate
a quei mercati lì, senza comunque dimenticarsi che la maggioranza del fatturato lo facciamo in Italia e quindi per forza di cose bisogna investire anche in quello. Però dai, è una bella soddisfazione. Intanto dopo 100 e più anni, 50 e più anni, due colossi del proprio territorio vanno a unirsi per andare a, diciamo, invadere i territori altrui, che non solo sono quelli italiani, ma anche e soprattutto quelli esteri, dove il nostro prodotto, quello italiano, quello dell'Espresso, molto apprezzato ed è diventato a tutti gli effetti un must. Assolutamente, noi puntiamo assolutamente sulla qualità, esportare, diciamo, l'Espresso nel mondo, già lo facciamo, entrambe le aziende lo facevano e lo faremo sempre in maniera più incisiva. E per far questo avete deciso di lanciare il brand Torrefattori Associati con una nuova immagine, un'immagine legata a due ragazze che hanno prestato per voi la loro immagine, sono Miss Bulgaria da una parte, che invitiamo da quest'altra, ma vieni qui, fatti vedere in tutto il tuo splendore, ciao, guardate quanto è alta, e non attacchi, oh, no, ciao, no, buongiorno. No, no. Ciao, buongiorno, we speak in English, please, I prefer. This is my friend, let's introduce her, it's Cristina. Ecco, allora presentiamo anche Cristina che anche si è prestata per l'immagine. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Where you come from? Sofia. Yes, Sofia. Both from Bulgaria. You too? Yes, of course. Okay. Guardate come sono alte. Diciamo che avete fatto la buona scelta, bravi, complimenti. Verrete ripagati in qualche modo, quantomeno sul mercato bulgaro, ma non credo solo quello. Grazie. Thank you. Prego. Grazie anche a te, grazie per la partecipazione. Salutiamo gli amici di vendingtv.it che nel frattempo hanno avuto la pazienza per riuscire ad ascoltarci negli ultimi 7-8 minuti e conoscere anche Miss Bulgaria che ha prestato l'immagine alla nuova Torrefattori Associati. E allora salutiamo gli amici di Vending TV invitandoli poi a leggere prossimamente su vendingnews.it e su Vending News, la rivista di approfondimento dedicata alla distribuzione automatica italiana, tutto ciò che riguarda la storia dell'uno, degli altri e di quello che sarà il futuro di questo brand che siamo certi avrà modo di... sì, avrà un grande futuro. Saluta pure gli amici di Vending TV. Grazie mille. Grazie. Ciao. Amici, io proseguo, come vedete le novità sono tante e non è finita qui, restate con noi.